Buonasera. Prime 24 ore di sciopero nelle aziende del gruppo Concord, con presidio all'esterno degli stabilimenti in tutto il comprensorio. La CGL chiede il rinnovo di un contratto scaduto da 15 mesi e rifiuta le proposte della proprietà. Nella sede di Finale Emilia, intanto, Cisle e Will hanno firmato la proposta aziendale e chiedono un referendum fra i 1600 lavoratori del gruppo. È stato presentato il Maggio Fioranese, che comincia domani sera la storia con l'Accademia della Stravaganza. Seguono tra gli altri una giornata su David Bowie, la Strafiorano e il ciclismo. Poi tre settimane di eventi e personaggi. Ascoltiamo l'assessore Morena Silingardi e la presidente del comitato organizzatore Giancarla Moscattini. Assessore, una edizione come sempre ricca, probabilmente possiamo usare il termine a dismisura questa volta. No, beh, dismisura è un bel termine enfatico, mi piace perché io l'enfasi le l'amo le molto, però insomma, cerchiamo di abbiamo cercato di mettere insieme varie iniziative rivolte a pubblici diversi, ne è nato un programma senz'altro ricco e vario e questo ci dà un grande piacere. Noi speriamo, abbiamo, ci siamo impegnati al massimo, speriamo che il risultato ci sia e che soprattutto questo maggio sia Gradito ai cittadini, a chi viene da fuori la proposta è varia ed è veramente per varie fasce di età con anche un focus sui giovani con alcuni spettacoli non li sto a elencare perché senz'altro mi dimenticherei qualcosa ma voglio veramente ringraziare tutti quelli che si sono offerti per fare in modo che questo maggio diventasse così ricco, anche offerti nelle loro proposte, nelle iniziative da valutare assieme ad altre insomma, credo che sia un risultato io personalmente sono molto contenta di questo risultato. Presidente, allora, eh, quadrato da parte delle associazioni, quadrato da parte degli organizzatori e del comune, voi comunque a fare da lievito per tutto? Sì, noi come Comitato Fiorano in Festa abbiamo la responsabilità di organizzare il maggio fioranese, questo da ormai tantissimi anni. Per noi è una mission, nel senso che la nostra disponibilità gratuita e spontanea per fare in modo che anche nel mese di maggio, anche quest'anno, le persone sia di Fiorano che di fuori possano intervenire, stare insieme e divertirsi, non solo perché ci sono spettacoli, non solo perché ci sono momenti di aggregazione, ma anche perché per una volta Fiorano si diventa vivace, si ravviva, si rinnova e offre... Eh, un momento particolare nel corso dell'anno e quindi per noi è importante, ci lavoriamo con dedizione, con impegno, cerchiamo di fare in modo di mettere insieme tutte le esigenze del comune, della collettività, delle associazioni e di tutti coloro che si aspettano da noi un lavoro importante. Abbiamo sentito le associazioni e c'è stato anche Qualcuno che ha detto che probabilmente c'è anche un risveglio da parte delle aziende, dei, delle attività commerciali del territorio a stare vicino a questo evento? Sì, eh, per noi è sempre stato considerato l'evento più importante di Fiorano. Oggi sappiamo bene che specialmente il centro storico soffre molto e proprio perché in questo momento potremmo considerarlo un ammalato grave, credo che... Tutti, la cittadinanza e i paesi vicini, quindi anche coloro che abitano in altri paesi, debbano stare vicino a questo centro storico perché ha molto bisogno di essere considerato. E... Se c'è un risveglio da parte delle, delle aziende, se c'è un risveglio in termini di sponsor, questo va a beneficio di un paese che nel corso dell'anno viene dimenticato e spesso viene lasciato solo. Quindi, ben venga che qualcuno almeno nel mese di maggio si ricordi che Fiorano c'è ed esiste. Torna al bando per la cittadinanza attiva nel comune e in tutta l'unione del distretto Ceramico. Le persone in difficoltà, facendo richiesta entro il 25 maggio, potranno ricevere aiuti economici fino a 400 euro, firmando un patto sociale che li impegna a svolgere opere di pubblica utilità per il comune di residenza. Passiamo allo sport. Solo un punto al fiorano per la salvezza diretta, senza play-out. I biancorossi proveranno a conquistarlo a Sassi domenica contro il Cittadella. Per l'occasione tutti i fioranesi, i tesserati della società e le loro famiglie potranno entrare gratis a sostenere la squadra. In un girone a tre con Sassuolo e San Marino, la Spezzanese Volley si gioca la promozione diretta in Serie B, prima volta per una squadra di pallavolo maschile fioranese. Ascoltiamo il presidente Raimondo Guerra. Presidente, l'avventura continua, primi nella stagione regolare, adesso andate a giocarvi la Serie B in un girone a tre. Sì, noi ci speravamo di arrivare, cioè a settembre avevamo detto che volevamo arrivare primi, siamo arrivati primi nel girone. Adesso incontreremo due squadre, Due squadre, vedremo come saranno, cioè Sassuolo sappiamo com'è, che è una squadra importante e forte. San Marino anche per noi può essere un'incognita, adesso venerdì... Quando esordiranno a Sassuolo, andremo a vedere e valuteremo che squadra sarà. Che ci sia il derby Sassuolo-Fiorano è uno stimolo in più, oltre a essere una preoccupazione perché Sassuolo è molto forte. No, per i ragazzi è uno stimolo di sicuro, perché vogliono fare sempre bene, un derby è un derby alla fine. Spero che questo derby ci dia la carica per fare molto bene. È una soddisfazione già o volete fare comunque di più? Beh, come dice il primo è una portata. Speriamo di fare anche la seconda, e la terza di portata, quindi speriamo di arrivare più in alto che si può. Poi vediamo come alla fine si faranno i conti. l'ultima cosa eh, è stata una stagione comunque lunga. La squadra come sta fisicamente, mentalmente? No, la squadra sta bene perché alla fine, noi abbiamo perso tre partite nella stagione regolare di cui due nel giorno di andata e uno nel giorno di ritorno. E due partite abbiamo perso 3 a 2. Nel giro di ritorno vinciamo 2-0, c'è stato qualche infortunio in quella partita un po' strana, se no nel giorno di ritorno abbiamo fatto molto bene. Infatti abbiamo recuperato 5 punti sull'altra sull prima in classifica, quindi speriamo che la forma sia, sia la migliore. Grazie per essere stati con noi, per questa edizione è tutto, arrivederci alla prossima settimana.